Ciao a tutti ragazzi, questo è MTV Mag, io sono Marco Toniolo. Oggi parleremo di nuovo di luci. Infatti è novembre, le giornate sono cortissime, quando uno esce dal lavoro fa già buio e se vuole fare un giro in bici oppure torna a casa con la bici si trova a dover utilizzare delle luci. Quindi Magic Shine mi ha mandato una nuova lampada, e cioè la Montir 8000S, che avevo provato l'anno scorso, però quest'anno, guardate qua, questa luce ha finalmente il comando remoto a manubrio. Quello che tanti di voi avevano detto che mancasse l'anno scorso è diventato veramente realtà. Quindi è facilissimo dosare la luce con il comando che si trova, vedete, l'ho montato qua di fianco alla manopola, senza dover staccare la mano dalla manopola come si faceva prima, che dovevo continuamente andare dalla manopola alla luce, posso semplicemente dosarlo dal manubrio. Ricordo che la Montir 8000 si chiama 8000 perché la sua potenza massima, quindi quella dei 5 LED combinati, ha ben 8000 lumen e una durata della batteria di circa un'ora e mezza dichiarata, poi dipenderà ovviamente dalle temperature. Se invece usiamo solamente i 3 LED superiori avremo 4800 lumen a massima potenza, se usiamo solo quelli inferiori avremo 3200 lumen con una durata di circa 4 ore a massima potenza. Perché ricordo poi che la Montir ha la possibilità di variare la potenza per ogni modalità, quindi 5, 3 o 2 LED, potremo scegliere fra 4 differenti potenze per far aumentare la durata della batteria a seconda di dove ci troviamo. Essendo il comando remoto bisognerà abbinarlo alla lampada prima di poterlo cominciare ad usare. La procedura è semplicissima, si stacca la lampada dalla batteria, quindi si stacca il cavo, dopodiché si premono entrambi i tasti del remoto fin quando lampeggiano. Una volta che lampeggiano, si riattacca al cavo, la lampada brillerà due volte, il che significa che è pronta ad essere utilizzata. Per guardare lo stato della batteria basterà togliere qua il coperchietto, cliccare su questo bottone e si vedranno i LED che stanno a significare batteria completamente carica, batteria a metà carica e batteria che si sta scaricando. Per la ricarica è disponibile nella confezione un cavo USB da attaccare a qualsiasi caricatore. La batteria è separata ed è collegata alla lampada tramite un cavo ed ha 10.000 mAh. È separata per un semplice motivo, perché si può montare sul telaio così come l'ho fatta io, oppure si può mettere nello zaino. Tanti di voi in precedenti video mi chiesero: ma perché la batteria separata? Io uso una lampada con la batteria integrata. Sì, ma ragazzi, una lampada con batteria integrata significa avere molto più peso a manubrio e significa poi non poterla mettere nello zaino nel caso uno montasse la lampada sul casco, come farò io poi stasera quando andrò a fare una notturna montando un'altra Magic Shine qua sul casco per avere luce a seconda di dove io stia guardando. La Montir 8000, come tante delle Magic Shine, ha un bellissimo attacco compatibile con il Garmin, quindi si usa il classico Garmin che magari avete già montato sulla bici, si gira, si mette sulla lampada e il gioco è fatto. Per poterla inclinare senza abbagliare quelli che vi vengono incontro è necessario usare l'attacco che vedete qui, che è facile appunto da inclinare a seconda di dove lo si monti. Ho provato questa lampada per diverso tempo e vi posso dire che il fastidioso difetto che aveva l'anno scorso, cioè che il bottone che si trova qua in testa diventava rosso segnalando batteria scarica anche se la batteria non era scarica, non succede più, quindi Magic Shine ha risolto il problema. C'è un altro argomento che ci tengo a trattare, cioè perché questa luce costa così tanto rispetto alle classiche cinesate da 50 euro? Beh, costa così tanto perché è più affidabile nel tempo. Cioè la Montir 8000, quando uno la usa per 2-3 ore all'aperto in mezzo ai boschi, non avrà mai il problema che surriscaldandosi si spegne improvvisamente, cosa che fanno tutte, mi assicuro, tutte le luci economiche tipo quelle da 50 euro che si dicono essere super potenti. Improvvisamente vi trovate in mezzo al bosco e si spengono, se non avete la luce di scorta siete al buio. Con questa luce non capita, proprio perché tutta la sua struttura esterna metallica è pensata per raffreddarsi e per evitare che si surriscaldi provocando questo fastidioso problema. Sto salendo verso il sentiero, sono su una strada asfaltata, quindi sto usando la Montir 8000S nella sua modalità più debole, cioè due LED sotto nella modalità appunto che fa meno luce, perché guardate, vado sulla seconda meno debole, terza, quarta e poi torna a quella più debole. Se volessi per esempio andare alla modalità dei 3 LED superiori, guardate quanta luce fa,
direi che è veramente troppo per andare in salita a queste velocità. Se poi uso tutti e cinque i LED, ecco qua, guardate, questa è la luce più debole dei cinque, seconda più debole, la seconda più forte e quella più forte di tutti, che è veramente potentissima. Vedete che la strada si vede da qua a 200 metri, quindi torno nella modalità debole perché è quella che mi serve, ecco qua, per la salita. Non ho ancora acceso la lampada sul casco. Vedete poi qua di fianco a me, sul lato destro, se non so, fa buio, ma si può intravedere che sto usando il comando remoto con dei guanti belli spessi, invernali, perché fa freddo, e vedete che non ho nessun problema ad usarlo perché i tasti sono molto grandi. Il problema con questa montiera è un po' sapere dove ci si trova, cioè in quale modalità, perché nel tasto a destra, quindi nel remote, e nel tasto sulla lampada non c'è nessun indicatore del genere, quindi bisogna un attimino farci l'occhio per sapere quale potenza si sta usando e soprattutto quanto si sta usando la batteria, perché quello è il vero punto, perché se uno si trovasse sui 3 LED al posto del 2 ovviamente consuma più batteria e alla fine il giro durerebbe meno. Per quanto riguarda la luce che ho in testa, è sempre una Magic Shine, è quella che ho provato qualche mese fa, trovate infatti il test qua nei video, è la Magic Shine 906S che al massimo della potenza ha 4500 lumen, quindi quasi la metà rispetto all'8000. Combinata con l'8000, cioè messa qua sul casco, viene veramente fuori una potenza di luce incredibile e avete visto dal video che riesco ad andare su sentieri perfettamente bui senza nessun problema, perché l'illumino quasi a giorno. La luce è piuttosto naturale, quindi l'occhio non fa fatica ad abituarcisi. Inoltre, se da un lato la 8000S ha un getto di luce che va molto sui lati anche, questa qui che ho in testa, la 906S, invece è molto puntuale, quindi quando giro la testa riesco a vedere perfettamente il sentiero e soprattutto illuminando dall'alto il sentiero riesco a vedere bene gli ostacoli. Insomma, la 8000 adesso diventa veramente una luce perfetta per fare off-road grazie al comando remoto, perché si può adattare la potenza di luce sul sentiero senza staccare le mani dal manubrio. Se combinata alla 906S o comunque a una luce frontale da casco, viene fuori veramente un impianto illuminante da mille a una notte. Certo, non è gratuito, quindi costa qualche cosa, quindi vale la pena acquistare questi prodotti se uno gira tanto la sera, se uno gira dopo il lavoro per esempio, altrimenti per il giretto con gli amici forse è meglio prenderne solo una. Per chi usa la bici invece per fare commuting, quindi tornare dal lavoro e su strade trafficate, sappiate che l'8000S non ha un getto di luce che si può puntare verso il basso come invece ce l'ha questa 906S, quindi non è veramente adatta al traffico cittadino o comunque aperto alle macchine. Detto questo, vi ringrazio di avermi seguito, la notte fonda, adesso me ne vado anch'io a casa a farmi una bella birretta, vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!